Quest'oggi con la nostra trasmissione ci troviamo nella sala riunioni della De Rigo per parlare di questo appuntamento ormai annuale e che va a premiare i ragazzi che ben si sono comportati nel loro percorso scolastico. E siamo con la presidente della Fondazione De Rigo. Allora parliamo di questa novità di quest'anno. Sì, come anticipavate, questo evento non è il primo, ma siamo giunti ormai all'ottava edizione, ma la grande novità di quest'anno è che l'evento è sostenuto e quindi finanziato dalla Fondazione De Rigo, che è una neonata fondazione nata per volontà della famiglia che in occasione del 40° anniversario dell'azienda, della De Rigo Vision, nello specifico, ha voluto anche fare e dare qualcosa a chi è meno, un po' meno fortunato o comunque che ha degli obiettivi e che ha l'obiettivo di raggiungerli e quindi viene sostenuta anche a livello ad esempio scolare, a livello artistico, a livello, quindi ha uno spettro abbastanza ampio che non riguarda soltanto problemi diciamo di salute ma anche opportunità a livello personale proprio. E la scrematura sta nel fatto che devono dimostrare di avere questa volontà. Ma allora, nella fattispecie, questo è il primo evento, la prima cosa che viene sponsorizzata dalla fondazione e va a premiare i figli dei dipendenti sia della Vision che della Refrigeration e premia appunto i figli dei dipendenti più meritevoli, nel senso che hanno raggiunto risultati scolastici di un certo tipo, quindi che hanno comunque un'ottima media se parliamo di scuole superiori piuttosto che un percorso di studi universitario di livello, sia a livello di piano di studi che a livello di votazioni media. Poi torniamo su queste votazioni che devono avere, ma perché la fondazione e non più come avevate fatto prima direttamente con l'azienda? Ma la fondazione nasce proprio a sostegno dei giovani, è proprio stata voluta a sostegno nello specifico dei giovani e quindi ci faceva piacere partire con un'iniziativa che riguardasse anche le aziende, visto che proprio nasce anche in occasione dell'anniversario e appunto i giovani sappiamo essere il nostro futuro, il futuro di tutti e quindi ritenevamo che fosse una cosa molto importante fare qualcosa per loro anche proprio perché ci troviamo anche in un momento magari non particolarmente florido dal punto di vista dell'economia italiana eccetera e quindi chiaramente c'è bisogno sempre di una spinta in più magari rispetto a quando eravamo ragazzi noi. Abbiamo avuto sempre questo appuntamento ormai da 8 anni della premiazione dei figli dei dipendenti e quest'anno abbiamo pensato che come prima azione della fondazione sarebbe stato bello appunto fare questa cosa come prima attività. Allora questa è appunto una prova già testata, quindi si va sul sicuro, ma la fondazione non si fermerà a questa sola iniziativa? No, assolutamente, questa appunto ribadisco è la prima attività che verrà svolta dalla fondazione, ma la fondazione ha l'obiettivo e la mission di aiutare i giovani e i ragazzi che come dice diciamo il payoff della fondazione che si chiama De Rigo Heart, quindi Health, Education and Art for Children, ha la missione di sostenere a livello di salute, a livello artistico e culturale i ragazzi e i giovani e quindi comunichiamo questa cosa anche proprio per dar modo alla gente di conoscere questa fondazione e di proporre i loro progetti perché poi alcuni dei progetti verranno sostenuti comunque dalla Fondazione De Rigo, quindi anche assolutamente extra e non legati al discorso aziendale. Infatti la fondazione è sostenuta dalla famiglia. La fondazione è interamente sostenuta dalla famiglia, chiaramente poi nel corso del tempo verrà supportata sicuramente anche da altri enti, però è partita per volontà della famiglia, interamente finanziata appunto dalla famiglia De Rigo. Il vostro gruppo non lavora solamente in Italia ma un po' in tutto il mondo, la fondazione guarderà anche fuori dai confini italiani.
Assolutamente sì. Allora, nasce inizialmente con la volontà di aiutare in primis il territorio, quindi proprio di essere un po' locale, a seguire, diciamo, di spaziare sul territorio italiano, però la volontà è quella di crescere e di sostenere anche dei progetti in altre parti del mondo, perché è giusto che sia così. Ci piace che sia così. Per voi è un momento importante questo, tutti gli anni c'è un po' di commozione anche nella consegna di questo premio. Beh, devo dire che sì, è sempre un bellissimo evento, è sempre bello vedere tutti questi ragazzi che insomma hanno raggiunto questo obiettivo, le famiglie eccetera. Da un paio d'anni abbiamo dato anche un po' di rilevanza in più portandoci a teatro, quindi avendo un po' coinvolgendo, diciamo, non solo strettamente i borsisti, quindi i ragazzi che vinceranno queste borse di studio e le famiglie, ma anche un po' tutta l'azienda, proprio per creare anche un momento di aggregazione. E per fare questo, per insomma raccontare un po' la volontà e il perché è stato voluto questo premio, prima sostenuto dalle aziende, ora dalla fondazione, chiamiamo sempre anche un ospite un po' particolare che va a raccontare la sua esperienza di vita, che normalmente è assai diversa da quelle comuni a cui siamo abituati, e che fa capire come tutto è possibile raggiungere tutto quasi mettendoci tanta volontà, tanta iniziativa e facendo tanti sacrifici anche. E poi parleremo anche dell'ospite di quest'anno. Ci sono tantissimi i premiati, lo scorso anno era una quarantina, quest'anno sono di più. Perché sono allargate le maglie oppure c'è più buona volontà da parte? No, assolutamente non si sono allargate le maglie, abbiamo tanti ragazzi più bravi, più meritevoli, quindi che hanno raggiunto risultati scolastici migliori. Siamo rimasti stupiti anche noi, perché c'è oltre 20 persone in più rispetto allo scorso anno. Non sappiamo se sia dovuto unicamente a questo o anche a un'attenzione maggiore da parte anche dei genitori a questa iniziativa. Magari qualcuno è stato distratto negli anni, ormai è diventato anche un po' parte del tessuto delle aziende, quindi ormai sono tutti a conoscenza di questa cosa, però sicuramente ci sono tanti ragazzi in più che hanno raggiunto questi obiettivi. Le maglie sono esattamente le stesse dell'anno scorso. E quindi il messaggio che vuole lanciare questo premio è stato accolto dai giovani: bisogna darsi più da fare, bisogna essere più impegnati, più presenti per poter ottenere qualche risultato. Ma sicuramente questo è il messaggio e qui abbiamo dei ragazzi che l'hanno capito, perché i borsisti sicuramente sono ragazzi che si impegnano e che fanno il proprio dovere, che hanno dei risultati buoni, quindi sicuramente non è rivolto unicamente a loro, ma oltre a questo vogliamo comunicare: la scuola è importantissima, ma non è tutto, e quindi anche raccontare delle esperienze diverse di vita, che magari arrivano anche da altri mondi, dove l'eccellenza è stata raggiunta non magari soltanto parlando di risultati scolastici, ma anche in altri mondi, che appunto possono essere quelli dello spettacolo, che può essere assimilato all'arte se parliamo di fondazione o cose del genere. Quindi comunque raccontare delle esperienze e far capire che alla base di tutto c'è la volontà, lo spirito di sacrificio e la voglia di arrivare. Questo premio in cosa consiste? Allora, in denaro. In denaro, sì, ci sono, diciamo, due assegni diversi a seconda del livello scolastico, nel senso che i ragazzi delle superiori avranno una borsa di studio di 400 euro cada uno, mentre gli universitari di 700 euro. Allora, parliamo adesso del testimonial, però facendo un promemoria. Lo scorso anno è stato il cantante, un membro del gruppo dei Pue, che ha parlato della sua tenacia per ottenere i risultati, imparando a suonare la chitarra e poi battendosi per riuscire a sfondare nel mondo che lo affascinava. Quest'anno la testimonial è di grande importanza, è Jessica Notaro. Spieghiamo chi è Jessica Notaro.
Allora, Jessica Notaro è una donna che io personalmente anche stimo moltissimo perché ha saputo sicuramente superare un grossissimo problema e anzi non soltanto superare, ma farsi testimonial e aiutare tutti coloro che possono o hanno vissuto un problema analogo e comunicare che bisogna andare avanti e che comunque bisogna intercettarlo anche questo problema. Noi l'abbiamo chiamata però a raccontare, diciamo, un'esperienza che non è il problema che ha vissuto, quindi col discorso del suo ex fidanzato che comunque l'ha sfregiata con l'acido, ma il fatto di aver saputo superare e di non aver mollato quello che era il suo sogno di giovane ragazza. Lei infatti aveva partecipato a Miss Italia, quindi il suo sogno comunque già da ragazza era quello di entrare in un certo mondo dello spettacolo, nella fattispecie, e ha saputo andare avanti, tant'è che continua. Canta, quindi è appena reduce da una tournée in Sud America, ha fatto Ballando con le stelle, quindi è comunque una persona che, nonostante i problemi che ha ancora a livello di salute e di cura della sua persona, non sta mollando e anzi sta portando avanti quello che era il suo sogno di ragazza. Il titolo di questa serata è Nulla deve fermare i nostri sogni. Che interpretazione dà questa frase? Verissimo, questo è il mio motto da sempre, nulla deve fermare i nostri sogni, perché nella vita si attraversano non sempre periodi positivi, no? Anche dei periodi purtroppo di tristezza, ma sono quei momenti che ci servono poi ad apprezzare le gioie della vita, perché se non ci fosse il male non apprezzeremmo il bene e quindi sono costruttivi. E quindi non per questo quando si attraversa un momento buio lo si debba vivere insomma in maniera necessariamente negativa, perché poi il sole arriva sempre. In tutti questi incontri che fa, c'è qualche emozione che le viene sempre regalata da coloro che la seguono? Sempre da parte del pubblico che è sempre molto affettuoso e in particolar modo dalle persone che in un qualche modo hanno vissuto delle violenze molto vicine a sé o in prima persona e che quindi magari mi vengono a chiedere un consiglio e con cui è sempre molto piacevole fare una chiacchierata. Sono stupita dal fatto che anche i giovanissimi affrontino questa tematica in maniera molto costruttiva. È interessante o impegnativo essere un testimonial? No, sicuramente è impegnativo, ma è, voglio dire, una cosa assolutamente stimolante, specialmente per chi, come me in prima persona, ha vissuto, insomma, una situazione spiacevole. È sempre, bello in un qualche modo aiutare gli altri, cioè, far sì che tutto quello che è successo abbia un senso. È un messaggio forte e che rappresenta benissimo il titolo di quest'anno, Nulla deve fermare i nostri sogni. Infatti, E questo anche è i sogni della fondazione non devono essere fermati. Qual è il vostro sogno? assolutamente no. Ma il nostro sogno è cercare di aiutare in primis le persone qui del nostro territorio, le persone, ma nella fattispecie la fondazione parla ai ragazzi giovani, quindi abbiamo proprio per creare una fondazione è necessario darsi anche dei termini, dei limiti specifici. Noi ci rivolgiamo ai bambini e ai ragazzi giovani e per sostenere però diversi aspetti, quindi non vogliamo essere focalizzati, magari essendo azienda di occhiali, tanti hanno puntato al discorso della vista, della salute visiva, eccetera. Noi abbiamo aperto molto lo spettro perché crediamo che la salute sia sicuramente la base di tutto, ma che sia molto importante anche per la crescita completa della persona, avere una formazione culturale a 360 gradi che è molto importante. Quindi vogliamo aiutare a raggiungere dei sogni, tanti ragazzi che hanno la volontà e il desiderio di arrivare avanti.
Allora, per chiudere questa intervista, potremmo dire che uno dei vostri sogni sarebbe quello di poter festeggiare il 40esimo, così come della fondazione, come avete festeggiato il 40esimo dell'azienda. È stata una bella festa. Ecco, questo è un bellissimo spunto. Ci auguriamo tutti che la fondazione abbia vita lunga. Sì, quest'anno abbiamo festeggiato il 40esimo anniversario dell'azienda. È stata una festa bellissima con la maggior parte dei dipendenti dell'azienda qui a Longarone, fortemente voluta per appunto stare un po' tutti assieme e devo dire che anche questo evento che realizziamo in occasione appunto delle borse di studio vorrebbe essere avere un po' anche lo stesso risultato, nel senso di creare un po' di aggregazione anche tra tutte le persone che lavorano nelle due aziende, quindi portare non solo i ragazzi premiati ma un po' tutta l'azienda a vivere qualche momento assieme al di fuori anche dell'ambito lavorativo, dove insomma siamo magari un po' più sereni e si può parlare di qualcos'altro e si ha uno spirito diverso, e questo fa molto bene anche allo spirito di squadra, a lavorare assieme, eccetera. E quindi ci piace molto e ci piacerebbe che questo potesse diventare anche un secondo momento di aggregazione dopo il bellissimo evento del luglio scorso.